Oh, eccolo qui. Va Un bene. momento. Meno male. Eccellenza! Oh, contessa mia cara, lei mi deve perdonare, ma non sono assolutamente riuscito a telefonare. Oh, ma l'appuntamento era per le 4 precise. Ah, oh, lo so, ha ragione, ma sa, noi diplomatici siamo esposti a tutti gli imprevisti. Anzi, le do una notizia riservata. Sembra che abbiano trovato un agente segreto in un baule della nostra ambasciata. Un altro? Un altro. Sa, io le volevo presentare un mio amico, un finanziere di Milano, Sua Eccellenza Sanvei. Piacere, galanti. Piacere? Ma ora devo andare, vogliate scusarmi? Ma come, va già via? Quando possiamo rivederci? Ah, ecco, non so dirle. Dunque, vediamo un po', domani parto per terra, poi rientro in sede. Allora, questa sera. Ma veramente? A cena a casa mia, d'accordo? Non so se mi sarà possibile. Alle 9, la prego. L'aspetto con il mio amico. Alle 9. Come si fa a dir di no alla contessa? Lo beva la nostra salute, te Chris? Ma noi a quello non lo conosciamo. E stavo pensando appunto a questo. Ma dove l'abbiamo incontrato? Ma chi sono qui i due? Boh, e che ne so io? Me l'ha mandato l'agenzia? Ecco chi è. Eureka. Io non lo conosco. Chi? Eureka. No, no, dica Eureka perché mi estimo in paresie. È il barone. Quello del quinto braccio. Sesta mano. Quello che un anno fa era in galera con noi. Hai visto quello che si guadagna essere onesti? Quello in un anno è diventato ricco. Per me è diventato nero, nero, nero. Sì, ma ricco. Con il carbone. Lasciatemi, io non c'entro! Oh, cammina! Bella roba, queste sono le tue solite feste! Begli ambienti sì, che mi fai cara, frequentare! Un sì. Servizio schifoso, dei camerieri orribili e poi per finire la polizia! Sì, figurati se questo disgraziato di tuo padre il regalo te l'ha comprato. E invece sì, l'ho comprato. Apri il portabagagli, prendi il regalo e portalo in camera tua. Grazie, papà, è veramente un regalo favoloso. Ma lei opera da sveglio. Ma perché? Dovrei dormire? Ma non lei, il paziente. È sveglio. È sveglio, addormentiamolo, sveglio. Perché le istruzioni dicevano passerella bianca, bandiera a strisce verdi e rosse e yacht di stoffa. Ma che yacht di stoffa mi fai dire? Passerella di stoffa, yacht, strisce, rosse, verde e gialle, bandiera bianca. Sei sicuro che la bandiera bianca? Sicurissimo. Lo disse anche il poeta. Il mobbo in furia, il pance manca. Sul fondo sventola bandiera bianca. Allora è questo. Il generale Tornabuoni? Sono io. Piacere. Piacere. Questo è un mio collega della NATO, il generale von Franken. Eppure questo viso non mi è nuovo. Viso non mi è nuovo. Generale, parliamoci chiaro. Io non voglio fare il militare, voglio essere esonerato. È difficile, ragazzo, molto difficile. Difficilissimo. Generale, parliamoci chiaro. Mio padre è disposto a pagare, a dare un milione. Un milione? Nietzsche! Basta che lei sia disposto a chiudere un occhio. Ma io di occhi ce n'ho due. Allora 2 milioni. 2 milioni? Alla faccia del Kessler. Eh? Ait! 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 Collega, collega, questa è competenza dello Stato Maggiore italiano, per favore. Mi scusi, mi scusi. Via, via. 2 milioni, eh? Adesso mi accorgo che il ragazzo è un po' palliduccio, è anche anemico. E poi è pure bruttorello, eh? Questo il soldato non lo può fare. Che vergogna. Che vergogna. Che vergogna. Che vergogna. Prego. 2 milioni, commendatore. Sa, glielo ricordo così. I figli costano.
119 di Stalingrado. Campo 119? Yeah. Stalingrado? Yeah, yeah. Generale, sono stato anch'io in prigionia Stalingrado. Anche lei pregiudicato? Dice se è stato anche lei prigioniero dei russi. Campo 119. Generale? Yeah. Se lo ricorda? Le baracche e quelle maledette sentinelle che andavano sempre su e giù, su e giù. Ascensorem! Il filo spinato e la fame, la fame! A chi lo dice? A chi lo dice? Ma lo spirito non moriva mai. Vi ricordate, generale, le nostre gloriose bandiere nascoste brano per brano nei nostri petti? Yeah. Lo sprezzo per il nemico, l'incrollabile fede. Diavoli. E quando i russi ci chiesero collaborazione e ci posero di fronte all'atroce dilemma o la morte o la firma, o la morte o la firma, noi cosa rispondemmo, La firma! No, no! Come rispondemmo a quel generale russo quando ci chiese o la morte o la firma? Ecco, questo rispondemmo, così! Già! Ora ricordan! Generale, si calmi, generale! Silenzio! Ora ricordan! Il 6 settembre eravamo in Siberia. La mia armata si trovava in difficoltà. Il generale russo ordinò alla sua truppa di prenderci a prigionieri. Ci presero tutti al muro. Ordinò Hackathon, Skartofen, Ponte, Vuok, Pam, 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 tutte piene di proiettili. Il mio corpo era bucherellato, perdeva aria da tutte le parti, ma io non mi sono fermato. Uscite da tutti i mezzi cadaveri. Mi sono avvicinato al generale russo, lo guardai negli occhi con sguardo sprezzante e gli dissi: Agis Kreis! In agra baio lau! In agra gais kreis! Che voleva dire? Cornuto e desolorato! Sì, altri tempi, altro spirito. Ma che altro spirito e altri tempi? La patria è sempre la patria! E questo disgraziato che non vuol fare il soldato! Vergogna! Bobo Franke, no, no, no! Attentam! Distrettam! Malt! Ai! Disgraziato, 2 milioni hai stracciato! Mi sono lasciato prendere nell'amor patrio! Ozzo! Dove siamo? In paradiso! Guarda, San Pietro! Queste ali mi sembrano finte. Beh, signor pescatore, noi ci abbiamo provato. E che fa, ci caccia? No, vi farò entrare. Allora ci perdona. Che volete, con tanti truffatori che ci sono sulla terra, voi siete delle anime candide. Grazie, signor San Pietro.